saluti anche per questa settimana la nostra rubrica dei libri che vi proponiamo dalla libreria dell'Arcivescovado. Quindi, come ormai certamente saprete, pubblicazioni di Centro Ambrosiano e di In Dialogo. E vogliamo iniziare da un calendario bello per la famiglia per il 2017 con dei disegni graziosissimi che si devono a Martina Peluso ed è veramente un calendario che può andare bene in una stanza di un bimbo per chi disegni sono andati ai più piccoli, ma anche in altre zone della casa. Tutto proprio da tenere vicino, tanti colori per vivere bene l'anno che si sta avvicinando. Calendario della famiglia 2017, in dialogo, disegni di Martina Peluso. E ora parliamo di preti. I sacerdoti si rendono conto di avere bisogno di sapienza e di competenza perché le loro parole non siano solo una melassa di buonsenso, le loro risposte alle domande che inquietano la gente in momenti drammatici della vita non siano luoghi comuni, la gestione della comunità non sia procedura arbitraria e istintiva. Lo scrive il vicario generale, Monsignor Mario Delpini, che è anche responsabile dell'equipe della formazione permanente del clero, proprio per presentare questo volume dei quaderni della formazione permanente. Saggio a più firme. C'è il cardinale Scola che compone l'introduzione preziosa, poi c'è lo stesso Monsignor Delpini, Monsignor Pierantonio Tremolada e Monsignor Alberto Cozzi. Tutto appunto per andare nella profondità di quella riforma del clero che stiamo vivendo e a cui è dedicata specificatamente una parte di questo saggio che tuttavia non è dedicato solo ai presbiteri, ma a tutti coloro che vogliono comprendere come camminare insieme al meglio tra ministri ordinati e laici, proprio per una chiesa in cammino, aperta, in uscita, che non abbia muri, come dice il Papa e come ha ripetuto spesso in questi mesi il cardinale Scola. E quindi quaderni della formazione permanente del clero, Angelo Scola, Mario Delpini, Pierantonio Tremolada, Alberto Cozzi, si diedero la destra, conversione e fraternità. Centro Ambrosiano. E ora, dopo l'approfondimento dei cammini di conversione e di rinnovamento del clero, passiamo proprio a un sussidio che è dedicato al laicato. Infatti, l'Azione Cattolica Ambrosiana offre questo piccolo volumetto, Credenti dentro la Chiesa, la fede alla prova della comunità, In Dialogo editore sempre. È una proposta di Lectio Divina per gli adulti, proposta interessante perché a livello decanale, il filo rosso, l'accompagnamento della parola di Dio e quello della prima lettera ai Corinzi di Paolo. E proprio ci si può immaginare di essere noi comunità che ascoltiamo quei Corinzi di allora a cui Paolo scriveva, proprio per evitare una delle derive più pericolose, forse di questa fede un po' patchwork, come è stata chiamata, di oggi, dove ognuno si ritaglia un proprio quadretto, si costruisce una propria chiesa, una propria fede a sua immagine e somiglianza. Ecco, la fede non è questione individuale, certamente è anche questione personale, ma non individualista. È anzitutto fede da vivere comunitariamente, insieme. E allora, credenti dentro la Chiesa? Vorremmo rispondere di sì. La prima lettera di Paolo ai Corinzi ci aiuta e ci aiuta questa proposta dell'Azione Cattolica Ambrosiana di Lectio Divina a livello decanale. Oltretutto, il primo incontro della Lectio Adulti si terrà contemporaneamente in tutte le sette zone pastorali della diocesi giovedì 20 ottobre 2016. Non temere, io sono con te. E questo è il titolo della lettera di Natale a firma del cardinale Scola, che accompagna, diciamo così, in maniera naturalmente ideale, la presenza dell'arcivescovo con i suoi auguri proprio per il Natale del Signore. Una lettera semplice che è già prenotabile, che costa 30 centesimi e che aiuta appunto in un modo semplice, immediato, ad accogliere il grande dono della venuta del Signore, aprendo la famiglia come chiesa domestica a questa accoglienza e quindi facendo della famiglia stessa un luogo di misericordia. Non temere, io sono con te, lettera di Natale del cardinale Scola alle famiglie. Gesù, verità della storia.
torna nella ormai collaudata formula la parola ogni giorno per l'avvento del Natale 2016 con il Vangelo quotidiano secondo il rito ambrosiano e una breve preghiera. E lo vedete, un sussidio particolarmente agevole anche da tenere con sé, da avere sempre a portata di mano, ricordando ciò che dice il Concilio Vaticano II, che quando ascoltiamo la parola di Dio è Gesù stesso che ci parla. E anche per questa settimana è tutto per la nostra rubrica dei libri della Chiesa nella città, oggi in onda ogni venerdì. Io voglio ricordarvi quello che disse un uomo molto, molto saggio. Pessoa, un grande scrittore, si potrà vivere al massimo 100 anni, magari adesso anche qualche anno in più, ma se leggiamo avremmo vissuto anche 5.000 anni. Pensiamo appunto alla scrittura, alla parola di Dio. In fondo si vivono, leggendo la Bibbia, vicende millenarie. Alla prossima settimana, arrivederci, grazie per averci seguito.